Benvenuti ragazzi, oggi analizzeremo l'uscita della Sony Alpha 1 con gli occhi di un fotografo di matrimoni e soprattutto cosa potrebbe comportare, cosa vorrebbe dire per la fotografia di matrimonio un corpo pazzesco come quello annunciato ieri. Allora, a meno che non viviate in una grotta, ieri avrete visto che è stata annunciata la Sony Alpha 1, che non è questa, che è la nuova ammiraglia full frame in casa Sony. Fino adesso Sony aveva sempre specializzato le varie fasce di corpi, che sono la A7, la A7S, la R e la A9, destinandole a proprio dei specifici utilizzi. Vedete qui sul tavolo ho messo delle categorie, adesso andiamo subito a mettere i corpi sotto le varie categorie, lo farò così. Ok, fino adesso Sony aveva sempre, diciamo, specializzato le varie fasce di corpi macchina con determinate destinazioni d'utilizzo. Praticamente aveva creato inizialmente la A7 e la A7R. La R sta per risoluzione, quindi c'era un corpo votato alla massima risoluzione possibile. La A7 vediamola sempre come, diciamo, un compromesso. Perdonatemi se utilizzo la parola compromesso, ma vediamola sempre con un'accezione positiva. Quindi un compromesso vuol dire una macchina che potrebbe andare bene un po' per tutto. Quindi A7R per la risoluzione, A7 come macchina normale, un po' a tutto tondo. Una macchina per il settore video, la A7S, e S sta anche per sensibilità, quindi una macchina destinata maggiormente ai video e alle alte sensibilità ISO, quindi per avere la massima qualità possibile quando si inizia a spingere sugli ISO pesantemente. E poi nel 2017 ha fatto una macchina destinata puramente alle prestazioni, alla velocità, soprattutto dell'autofocus e la velocità della raffica, quindi l'Alpha 9, che è la macchina che utilizziamo Ilaria Dio. Adesso vediamo la risoluzione di tutti questi corpi. Ok, adesso potete vedere tutte le varie risoluzioni di tutti i sensori di queste macchine e come potete vedere le macchine destinate ai video e alle alte sensibilità hanno sempre avuto 12 megapixel. Quelle ad alta risoluzione, quindi la serie R, è sempre salita di risoluzione man mano che si andava avanti. Solo tra 7R2 e R3 la risoluzione è rimasta identica, mentre quelle destinate alla velocità e alle prestazioni, cioè l'Alpha 9 e l'Alpha 9 2, sempre 24 megapixel e sempre lo stesso identico sensore. 24 megapixel per noi è il compromesso perfetto per la fotografia di matrimonio, perché ci troviamo a scattare veramente tante tante immagini, perché è il giusto mix tra risoluzione, anche per croppare eventualmente il file, e peso del singolo file. Questo vuol dire poter scattare di più, arrivare più difficilmente a saturare il buffer, che sulla 9 è veramente una cosa difficile, ma ci si potrebbe anche arrivare con i file non compressi. E quindi sia su Sony che su Fuji noi utilizziamo tutti i corpi macchine che stiamo utilizzando già da anni a questa parte 24 megapixel. Il motivo per cui abbiamo scartato le macchine della serie R, per quanto delle volte avrebbe potuto far comodo quella risoluzione in più per dei crop un po' più spinti, la R era la macchina più lenta tra tutte quelle in vendita, perché puntando sulla massima qualità di immagine aveva determinate caratteristiche sia in termini di raffica ma anche di tenuta ad alti ISO che a noi non sarebbero andati bene, quindi la R noi l'abbiamo sempre scartata come macchina per matrimoni. Conosco tantissimi colleghi che si trovano benissimo con quel modello, ma almeno per noi non andava bene. Quindi la macchina che abbiamo scelto inizialmente per Sony è stata la Alpha 7 III, che era il primo compromesso, chiamiamolo compromesso, lasciatemi passare questo termine, ma non sapevo che altro termine utilizzare. Era la prima macchina che fondeva un po' le caratteristiche di velocità, risoluzione e video in un unico corpo. Perché dico questo? Perché ad esempio la Sony Alpha 9 non ha i profili video che possiamo avere su un corpo come la Alpha 7 III, oppure una A7S2 non ha la risoluzione di una A7 III e non aveva neanche il doppio slot di memoria. Insomma, la coperta è sempre corta. Sony ieri ha annunciato un corpo macchina dove praticamente la coperta non solo non è più corta, ma va a coprire tutte queste caratteristiche in un unico singolo corpo, che è per l'appunto la Alpha 1 con i suoi bei 50 megapixel. Se i corpi A7, quelle delle A7 liscia, quindi A7, A7.2, A7.3, A7C per certi versi, sono un ottimo compromesso tra velocità, risoluzione, video e tenuta alti ISO, ma un compromesso verso il basso, perché vanno ovviamente a sacrificare altre cose che solo i corpi di fascia più alta hanno. Ad esempio l'Alpha 7 III non ha il sensore che può lavorare in modalità elettronica come l'Alpha 9, non ha la risoluzione dei corpi R e non ha la tenuta ad alti ISO delle serie S. Diciamo sono degli ottimi compromessi, ma sono dei compromessi verso il basso. Ecco, l'Alpha 1 non è un compromesso, ma è un compromesso verso l'alto. Quindi tutta questa cosa che vedete qui potrebbe essere riassunta in un unico corpo.
Allora, mi sono segnato le caratteristiche sul cellulare perché sono veramente tante. Allora, abbiamo per prima cosa un sensore da 50 megapixel che va a metà tra una R3 e una R4 a livello di risoluzione, quindi possiamo anche permetterci di croppare in fase di post-produzione o anche in fase di scatto mentre andiamo ad attivare la modalità crop. 120 calcoli al secondo per autofocus e esposizione, un miglioramento del 30% dell'eye autofocus sia per umani e animali, hanno introdotto anche l'eye autofocus per uccelli, per chi fa caccia fotografica, che è pazzesco. Poi hanno migliorato ulteriormente l'otturatore elettronico, questo vuol dire che hanno aumentato un sacco la velocità di readout del sensore, perché adesso si può utilizzare il flash con l'otturatore elettronico, che era una cosa che fino adesso era praticamente impossibile. Si può utilizzare il flash in modalità full frame fino a un 200esimo, quindi vuol dire che il sincro flash viene garantito fino a un 200esimo. L'Alpha 9 aveva una velocità di readout di circa un 160esimo, quindi vuol dire che qui siamo ad almeno un 200esimo, se non, anzi, sicuramente di più. ISO fino a 32.000, questo vuol dire che rispetto ad altri corpi abbiamo fatto un leggero passo indietro, ma qui bisognerà vedere i file definitivi perché una cosa ormai è il sensore, una cosa è il processore, e vedremo i file, quando verranno definitivamente rilasciati, come si comportano. Però ovviamente la legge della fisica è questa, quindi se nello stesso sensore mettiamo più megapixel, ovviamente ogni singolo pixel riceve meno luce e da qualche parte il rumore aumenta. Quindi vedremo quanto saranno stati in grado di contenere il rumore. Poi un nuovo mirino migliorato con 240 fotogrammi al secondo, un sacco di definizione e così via. Vi accenno velocemente quelle che sono le caratteristiche video dell'Alpha 1. Praticamente hanno preso tutte le caratteristiche dell'Alpha 7S 3 e le hanno messe in questa Alpha 1. Fortunatamente non hanno messo lo schermino orientabile, quello totalmente orientabile, il flip screen, perché secondo me per fotografia è sempre meglio avere uno schermo che si apre in questo modo e non avere uno schermo che bisogna aprire lateralmente, perché questo porta anche a star decentrati rispetto all'asse dell'obiettivo. Quindi secondo me è sempre meglio uno schermino del genere. A livello di corpo macchina hanno preso la Alpha 9 II e ci hanno inserito all'interno un sacco di tecnologia pazzesca nuova, quindi bene anche che utilizzino le stesse batterie, praticamente è rimasta la stessa macchina. Allora, come ho detto all'inizio del video, la vedremo con gli occhi di un fotografo di matrimoni, perché secondo me questa macchina è fondamentale per la fotografia di matrimonio. Perché fino ad adesso bisognava sempre scegliere tra un corpo dedicato alla risoluzione, uno dedicato magari alle prestazioni pure dell'autofocus, della velocità di scatto, oppure magari scegliere un compromesso ma dove si andava comunque a tirare la coperta da un lato o dall'altro. Con l'Alpha 1, ovviamente non lasciatevi spaventare dal prezzo attuale che sono mi pare 7200 o 7300 euro, e anche l'Alpha 9 all'uscita costava più di 5000, poi la si trova adesso a 3000, quindi diciamo che bisogna sempre non lasciarsi mai spaventare dal prezzo iniziale. Però in un unico corpo sono riusciti a condensare tutto quello che avevano creato negli anni passati e soprattutto a migliorarlo ulteriormente. Quindi perché è importantissima e potrebbe essere importantissima in futuro, e non solo questa ma anche le macchine che usciranno da qui in poi? Perché Sony ha mostrato che si può garantire velocità e risoluzione in un unico corpo. Per noi questo corpo potrebbe cambiare il modo di scattare da qui in avanti per due motivi, e vi dico subito quali sono. La prima è la risoluzione, e una cosa che mi augurerei e mi auguro da tanto riescano a fare è permettere al fotografo tramite il menu di poter settare la macchina perennemente a 21 megapixel e poi con un tasto abilitarlo solo quando vogliamo la modalità crop. Perché dico questo? Perché su un unico corpo potremmo tenere un 35 1.4 e ritrovarci poi in modalità crop un 50 2.1. Questo sarebbe favoloso perché con un corpo avremo le due focali principali che utilizziamo durante i matrimoni e con un singolo tasto si potrebbe fare lo switch tra una modalità e l'altra, senza però ritrovarsi dei file pesantissimi da 50 megapixel. E se poi le utilizziamo in modalità raffica come facciamo noi quasi tutta la giornata, alla fine quando devo andare a fare il backup probabilmente devo passare uno o due giorni a guardare le schedine così. Anche perché se ci fate caso 50 megapixel per 30 foto al secondo fanno 1500 megapixel al secondo e da qualche parte devono pure andare. Al momento attuale sulle Sony che ho provato non si può disabilitare velocemente la modalità crop o riattivarla fino a quando la macchina non ha scritto tutte le foto dal buffer alla scheda di memoria. Adesso non è così pratico utilizzarlo perché mettiamo che stiamo utilizzando la modalità crop, poi di colpo voglio avere il massimo dell'ampiezza dell'obiettivo, dell'angolo di ricampo che l'obiettivo può garantirmi, non posso farlo fino a quando la macchina non ha scritto tutti i file. Invece sarebbe bellissimo avere una modalità dove la macchina ti permette di cambiare immediatamente
la modalità di scatto senza dover aspettare questa cosa, che penso sarebbe tranquillamente fattibile, anzi Sony, se ci sei, batti un colpo, perché funzionerebbe davvero un sacco. In questo modo sarebbe fantastico poter avere sempre dei file da 21 megapixel o comunque una risoluzione vicina ai 24, che per noi, ripeto, è il compromesso perfetto per la fotografia di matrimonio, però avere due focali distinte. La seconda cosa importantissima che potrebbe portare questo corpo da qui in poi, perché comunque non esiste nessun'altra macchina attualmente che può lavorare con il flash e l'otturatore elettronico, è proprio il fatto che ormai la velocità di lettura di un sensore in modalità elettronica è talmente veloce da poter evitare nei corpi successivi di dover montare proprio obbligatoriamente un otturatore meccanico. Questo vuol dire avere una macchina meno delicata, più compatta, che a livello proprio di meccanica non ha praticamente usura, perché nulla si muoverebbe a livello meccanico, e in più il fatto di poter utilizzare i flash in modalità elettronica vorrebbe dire avere una macchina totalmente inudibile, come la utilizziamo adesso, ma sempre senza flash. Infatti noi durante i matrimoni utilizziamo le Sony Alpha 9 sempre e perennemente in modalità sensore elettronico, mentre se dobbiamo utilizzare i flash tiriamo fuori o la Sony Alpha 7 III o le Fuji. Quindi abbiamo proprio due corpi, uno per un tipo di fotografia e uno per un altro. Mentre in questo caso potremmo avere tutto su un'unica macchina senza dover andare a cambiare minimamente modalità di scatto. Prenderemo una Sony Alpha 1, allora sicuramente non adesso, perché ho già fatto più volte da tester prendendo corpi all'uscita e non è mai stata una buona idea, 5 di 4, ma in futuro sicuramente, anche quando il prezzo calerà, potrebbe essere veramente la macchina su cui puntare, perché soprattutto se inserissero quella modalità dove si può perennemente scattare alla stessa risoluzione, potrebbe veramente rivoltare, cioè potrebbe stravolgere il modo in cui stiamo scattando da praticamente 10 anni. Ragazzi, per il video di oggi è tutto, vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo. Ciao!